Siamo con il professore Giorgio Casole. Buongiorno. Buongiorno. Prontuario di latino V. Perché l'appellativo V? Perché ho registrato in questo volume di oltre 200 pagine tutte le espressioni, parole, locuzioni, anche massime, che sopravvivono nella lingua italiana, dai vari gerghi, da quello tecnico-giuridico a quello quotidiano. A cosa può servire conoscere queste parole e locuzioni? Ad aumentare la propria cultura e soprattutto a decifrare determinati linguaggi, come ad esempio quello giornalistico, in cui in un titolo di telegiornale può comparire la parola vulnus. Cosa vuol dire vulnus? Istituzionale, scrivono i telegiornali. Vulnus vuol dire ferita. Chi lo sa? Pochissime persone, almeno in linea di massima, anche perché il latino non lo si studia più, quindi il libro serve anche a questo. Faccia un esempio pratico di una frase in latino vivo. Per esempio si usa l'espressione burocratico-giuridica ad acta, relativa all'espressione di commissario ad acta, e commissario che viene nominato da un organismo politico superiore, per esempio la regione nomina un commissario ad acta per il comune di Augusta. Ad acta vuol dire per determinati atti, ha un valore finale, ad acta, atti amministrativi. Poi sono espressioni anche del linguaggio giuridico, del linguaggio colto. Gutta cavat lapidem vuol dire la goccia scava la roccia, indica la perseveranza, la costanza. Quando uno fa una certa cosa sempre riesce a spuntarla, che la goccia, l'acqua, cadendo sempre, buca la pietra. Ci dica la verità, pronunciare frasi in latino rende il relatore più affascinante? Sì, in qualche modo c'è questa tendenza, o perlomeno una volta c'era. Per esempio un'espressione che si usa nel latino è captatio benevolentiae, vuol dire la conquista del favore altrui, della benevolenza degli altri. In genere lo fanno per esempio le persone colte quando raccontano una certa frase e vogliono catturare la simpatia del pubblico, o può anche essere addirittura una frase che vuole incidere in qualche modo, allora usano l'espressione in latino. Allora questo prontuario serve soprattutto per conoscere queste espressioni latine che si trovano nei giornali, nelle riviste, e uno non sa a volte come risolvere il problema perché dovrebbe andare a cercare il vocabolario in latino, ma non sempre è possibile trovare queste espressioni nei vocabolari latini normali delle scuole, voglio dire. Dov'è possibile trovare il suo libro? Il libro in questo momento si trova a Siracusa nella libreria Diana di Corso Gelone, e poi io sono disponibile privatamente a darlo, perché in questo momento è stata fatta un'edizione, diciamo così, un po' semi privata, e allora questa è la soluzione da questo punto di vista. Per ora ho alla libreria Diana Siracusa, da me, contattandomi anche via Facebook. Convinca i nostri amici ad acquistare il suo libro. Il libro si presenta bene, anche una bella illustrazione, una copertina patinata, una quadricromia, qui si riproduce un'icona di cose latine. Il libro ha un suo interesse perché è spiegato passo passo, cioè non è che la frase è buttata così e c'è la traduzione, ogni parola è tradotta, c'è il senso letterale, il senso anche figurato, metaforico, e con illustrazioni, per esempio anche ricco di notizie. Faccia un saluto espressivo in latino. Vale! Uomini e donne più affascinanti grazie al latino vivo. Un saluto al professore Giorgio Casole. Tibi gracias ago!